Primo giorno di libertà. Com'è? Numero uno. Ciao. Siamo sopravvissuti. Siamo sopravvissuti. È andata tutto bene. Beh, oddio, tutto bene no, però. Voi come state? Ci siete mancati tanto? Poco. Tanto. Sì, amore. In attesa di riuscire a, di nuovo. Abbiamo fatto fare due passi alla nostra bimba. In attesa di riuscire a spostarci da qui finalmente. Che so che tanti aspettano le nostre indagini. Oh, ma che brava! Sì, io sono proprio incapace di inquadrare. Col tablet sono incapace proprio. Fatti vedere Kira in tutto il tuo splendore, dov'è? Non si vede. Non vedo dove inquadro. Fantastico! Verrà una meraviglia questo video. Ah! Cade! Ok. Che primo piano sconvolgente. Vediamo se riesco a farvi vedere il cane. Vai a vedere il parco anche. Occhio alla bambina tu, per favore. È qua. Ecco il parco. Vieni qua, patatona. Che bello, che meraviglia. Sto cadendo tutti i fiori, guarda. Vieni a vedere. Aspetta che non ti vedo. Dove sei? Che meraviglia. Eccola lì. La nostra cagnolona e la nostra bimba. Ragazzi, noi contiamo. Dove sei? Oddio. Contiamo entro la prossima settimana, speriamo, di riuscire a finalmente muoverci per fare una nuova indagine. Scusate la faccia orribilante che mi ritrovo. Vediamo se riesco a inquadrare la mia piccola. Eccola qui, la mia piccola. Scusate se ogni tanto sparisco, ma devo stare dietro al cane. Sì, più che altro è difficile. Abbiamo un tablet che è grosso 27.000 pollici e quindi tenerlo in mano è un crampo continuo. Qua c'è la Kira. Kira, fatti vedere, ciao. Che si mangia i fiori. Non mangiare. Perfetto. E niente, noi stiamo aspettando che arrivi il momento buono finalmente per riuscire a fare un video decente, che ci manca da morire. Dove sei? Non ti vedo. Sì, beh, ovviamente vedo. Inizieremo di nuovo con le nostre indagini. Finalmente, perché ci mancano. Ah! Iniziamo con quella notturna. Sì, se ce la se ci tengono la bambina. Se ci tengono la pargoletta. Non è ancora niente di certo. Però vorremmo provare a fare la nostra prima notturna, finalmente. No? Sì, scusate, ma... perché? Aspettate. Tanto vi facciamo ammirare la meraviglia, senza inquadrare la gente dietro che così ci denuncia. Meraviglioso. Finalmente libertà, c'è un sacco di gente in giro, finalmente. Bambini in bicicletta. Il mio cane che si mangia tutti i fiori del parco. La vedete? Non so se la... io non capisco se inquadra o non inquadra perché c'è tutto un... Questo telefono è favoloso, se sto da sta parte riesco a vederci qualcosa. Ciao! Se invece inquadro di là non vedo più una mazzola. No, eccolo, nuovo fiore di lino. Oh, dov'è? Eccola lì. Eccola lì. Eccola lì. Che belle riprese. Poi mi mancava fare le riprese di nuovo col... tablet. Dolore. Aspetta che cambio mano. Sì, fumo, lo so, è sconvolgente, ma fumiamo tutti e due, sì. Fa male alla salute, lo so. Però, se non ci ha ucciso il coronavirus, non ci uccide più niente. Credeteci. Dove andiamo? Non so neanche cosa sto inquadrando, cioè due ore di video così. Vabbè, era giusto per tenermi un attimo di compagnia, per vedere che siamo ancora vivi. Sì. Aiuto? Ma che meraviglia, i miei capelli sono favolosi oggi. Comunque, non inquadriamo veramente la oggi, gente vabbè, intorno. Purtroppo niente indagine. Beh, oggi non si può. La mia indagine è stare dietro la bimba, che va oltre alla mia vista. E anche il cane. Kira! Kira! Beh, intanto stoppiamo un attimo, ci vediamo dopo, dai, raga. Ok, adesso vi portiamo a vedere il nostro monumento fantastico ai caduti. Che è bellissimo, secondo me. Dov'è? Ci siete tutti? Dov'è la mia piccola? Il cane che la bimba. Scusate. La bambina non la vedo, raga. Cioè non vedo niente veramente. Inclinare un po' il tablet. Inclinare un po' il tablet, qua ci vorrebbe. Non ci siamo tutti. Inclinare. Oh, scusate.
po' di più però. Sì, un po' di più, ma che so io, quella delle riprese. C'è il cagnolino! Hai visto? La gente ci guarda malissimo, che bello, che figura. Ovviamente io il cane ce l'ho legato. Inquietante, no, mi guardano me probabilmente perché vedono me con sto coso in mano che parlo come una cogliona da sola, raga. Vabbè, comunque. Me lo fanno gli altri, non posso fare io, non ho capito. Dai, andiamo verso questo benedetto monumento, così lo facciamo vedere. Perché tanti che non sono di Casale, certe meraviglie, piccole meraviglie. Ah, poi ci sono anche tutte, adesso non so se riesco a farle inquadrare qua. Abbiamo anche tutte le spiegazioni, raga. Cioè, abbiamo tutti i cartelli qua, come puoi vedete. Quelli di vedere, il monumento. Dov'è? Di sotto. Sì, è questo, vabbè. Se riesco a inquadrarlo. Non so, ragazzi, cosa viene fuori da queste inquadrature proprio spettacolari. Andiamo, andiamo verso il monumento, dai. Ci stanno guardando tutti male. Adesso capisco cosa provano i vlogger quando fanno i vlog fuori all'aperto. Dicono, sì, mi guardano capisco male. Questa novità. Quale novità? Ci guardano male. Perché vedono la gente che parla da sola con un telefono? Beh, puoi anche parlare devo con... devo stare attenta a non inquadrare la gente. Pistale. Sposto un attimo la inquadratura. E che zozzo, dai. Ci siamo quasi, eh? 2 ore e mezza, ma ci siamo quasi arrivati. Dai! Ti ho detto di non toccare la roba per terra, amore. Certo che sono delle riprese, si vede proprio la mia abilità come regista. Non ridere! Mi prendono in giro! Ti manco, come regista? Sì, direi di sì. Come camera. Ah, eccolo qua. Adesso voglio vedere, adesso fare l'inquadratura, aspetta che passa la gente. Allora, intanto lo faccio vedere. Oh, eccolo qua. Lo vedete? Bellissimo. Le meraviglie di Casale. Aia! Cioè, il cane per poco mi azzoppava con un bastone, però è fantastico. Eccolo qua, in tutta la sua bellezza. Traballerà tutta l'inquadratura, però vabbè, va bene. Tanto vi volete bene lo stesso, anche se faccio schifo come cameraman. Ah, cambiamo mano. Dolore. Ok, lei si diverte a raccogliere tutti i bastoni che trova, sì, Beppe. Tutti i bastoni zozzi. Io sono esausto. Vabbè, è appena iniziata la giornata. Fate il calcolo che sono le... No, e io guardo l'orologio, la pila scarica da un mese praticamente. 11 e mezzo. No, devo raccontargliela questa disavventura. C'è il mio... questo fantastico orologio che vedete qua, ce l'ho da 4 anni al polso. Non mi si è mai scaricata la batteria. Quando mi si scarica? Adesso che non ci sono più... le gioiellerie aperte per cambiare la batteria. Ma prima o poi si dovrà scaricare. Si doveva. Veramente, una volta mi si era fermato durante un'indagine. Te lo ricordi? Sì. Che eravamo... dove eravamo stati? Forse a Villa Cavour. A Villa Cavour mi si era fermato. Di fatto ho detto, si è scaricato. No, è ripartito ed è passato un anno fa. Vabbè. Beh, però comunque, ragazzi, dai, abbiate pazienza solo questa settimana. Spero che vi sia piaciuto questo video. Mettete un like, per favore, per favore, per favore. Per favore, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Commentate. Vi vogliamo tanto bene. Ci vediamo presto. Un abbraccio dai Ghost Dark Stream. Ciao Tati e Beppuzzo. Oh, voilà.